abbassato, eh? La macchina si è abbassata con 3, 6, 9, 12, 120 litri di birra, 400 bottiglie di acqua, Coca-Cola, eccetera. La macchina si è abbassata leggermente. Anzi, leggermente, mica tanto. Così di qua si vede anche la capottina. Che bella! Uno fa il commento. Io accetto i commenti, quelli che siano costruttivi e che possano aiutare sia me che altri personaggi che magari si vogliono avventurare nel mondo della Watts. Ma un coglione che ti dice ma tu hai preso il modello base, ma come se ci fosse il modello super, il modello coupé, il modello elite, no? Per poi terminare con hai preso il modello base, ma cosa fai? Ti ci pulisci il culo coi coriandoli? Dimmi se questo è un commento da fare a un video. Dimmelo. O utente. No? O utente che visiti il mio canale e grazie per visitarlo. I really appreciate. Ma fai dei commenti, un commento che sia costruttivo, non una minchiata, non sparare minchiate, soprattutto se non hai una Watts. Piuttosto chiedi informazioni, se non hai la Watts, piuttosto chiedi informazioni. O dai dei consigli, ma non sparare, hai preso il modello base, come se ci fosse il modello base della Watts, come se ci fosse un modello che ti presenta la Watts, appunto. Cioè con antiruggine, viti abitate e nessun problema. Ma cazzo, ma io quando ci penso a questa gente, questi sono gli haters. Quelli che devono tenere la bocca chiusa perché sennò fa corrente, capito? Però aprono e quindi facendo corrente, buco per buco, sparano minchiate. Detto questo, oggi ho comprato la telecamera. Una telecamera da piazzare Uiola per filmare l'interno. Perché non posso far fare tutto quanto al telefonino. Ciao. Non posso far fare tutto quanto al telefonino. Anche lui deve già mettere la musica, deve farmi da Google Map, deve usarlo per fare delle fotografie, insomma anche lui dice ho già la batteria che è schiattata, give me a break, cioè you know what I mean, eh? Ci sono altre, uso anche questa, come si chiama, la dashcam, però che cosa succede, la dashcam è puntata è puntata, cioè i tergicristalli girano così, ecco, e la dashcam è proprio puntata nella zona dove fa, dove rimane lo sporco, capito? E quindi adesso sto usando il telefonino montato così. È vero, sì, dovrei montare qualche telecamera esterna per vedere le ruote che girano sullo sterrato, ah. E anche per vedere sotto com'è il movimento di sotto, a proposito, o la come si chiama? La marmitta che è veramente messa male, però penso che ancora quei 3000 chilometri riesco ancora a farli, e che non vorrei proprio, sai, sei nel mezzo di una galleria e
ti succede l'imprevisto. Imprevisti e probabilità sono parte del gioco. Non puoi scappare. It's a fact. In ogni caso ho comprato questa Blaupunkt. No? It's ok, va bene. Poi la monto. Ah, però vi devo far vedere la la pala che ho comprato. E veramente nella foto sembrava un po' più grande. Sembrava molto più grande nella fotografia. Ho detto, vabbè, dai, per un prezzo la prendo, no? E pala e piccone. Spettacolo. Però da tenere lì, sai, se magari ti capita un'emergenza, almeno ti serve, almeno ce l'hai, no? Spettacolo. Poi lo devo far vedere. Pesciolino con le patate, l'insalatina, siamo sempre qui, nel nostro ristorante preferito, Schmackna. Ciacca. Macro. Ah, ottimo. Mentre qui invece abbiamo due bistecche da una parte e una dall'altra. Ullo, buona questa bistecchina. Sono nel posto per le marmitte. Speriamo di trovare quella giusta, perché è impossibile, oramai è messa troppo male la mia mamma. Buongiorno. Stavo pensando ai tempi di frenata con la Watts, non nel tempo di frenata nella quale la Watts frena, ok? Non l'allungo, cioè freni, e quanto ha di frenata il mezzo, ma il tempo di frenata da quando tu ti accorgi del momento, ok? Ti accorgi del momento, alzi il ginocchio, perché devi alzare il ginocchio, non è solo spostare il piede, alzi il ginocchio, alzi la gamba, guarda quanto tempo, cioè sono almeno 8-10 cm che devi alzare la gamba, 8-10 cm, no? Adesso non si vede, se no che la mia gamba così, ok? Tac, e poi freni, capito? Cioè guidarla in città, il mezzo, no, devi prevedere tutto quanto, e nella previsione devi ancora andare più piano, perché non sai mai. Ups, la signora, hai capito? Cioè il tempo di frenata è praticamente non solo quello della macchina, ma quanto la tua alzata della gamba per accedere al freno, che rimane più rialzato dell'acceleratore. Capito? Passaggio a livello. Ho comprato sta macchina, ma vedo che non funziona. Cioè continua a schiacciare questo affare qua. Ho già pulsato tutti i pulsanti, però non si accende niente. Schiacciamoli due volte, ma si dovrebbe accendere. Questo lo schiacciamo anche più volte, però vedo che proprio questa qua non funziona. Vabbè. Capito quindi? No? Non so se... Guarda dov'è l'acceleratore, tac, e guarda dov'è il freno. Capito? Quindi per accedere al freno devi alzare e poi schiacciare, fino a che arriva al livello del freno. Hai capito? Cioè ci va a tecnica. Ho comprato una telecamerina piccolina che la posso spostare un po' in ogni dove, perché la dashcam mi punta proprio, capito? Dove il vetro non viene pulito dalla spazzola. Allora questa qua la posso spostare. Questa camera è una mitica Prido. E tip del giorno, che non ho mai detto nessun tip degli altri giorni, comunque se hai le mani brutte, mettici due anelli, guarda che belle, diventano subito belle. Ok, allora oggi
tolgo questo che non mi piace più, la stella qua l'ho già tolta, non mi piaceva più, togliamo anche questa, penso di togliere anche questo e anche la stella questa qua, the green world, I think I'm gonna leave it. Goodbye, my friend. Parito. Ci è voluto almeno 20 minuti. Anche l'altro. Mentre lo toglievo, no? Si è fatto un disegno perfetto del cuoricino e allora lo lascio, dai. Basta. Mi fa male le unghie. Questo lo lascio. No? Questa qui pure la lascio. Per adesso, ne devo attaccare un altro. I gattini li lascio. Questo qui è meglio metterlo perché quando sei in autostrada ci sono i camion che si attaccano dietro. Almeno così vedono che questa più degli 80, con suerte, non llega. E il gattino lo lascio, l'alieno che fuma, no? Lo lascio, tac, e that's it. Sta cambiando il tempo. 86 il gas, in altri posti è a 2,79, però prima che vado fino là mi fermo qui, devo mettere il gas per andare, come si chiama, dopodomani fino al Vernia Planet. Sono un'ora di strada andata, un'ora di ritorno. Dai, guarda, è fantastico. Praticamente avevo preso una Blaupunkt, però ho visto che non funzionava, ma cioè funzionava un po' troppo, un po' cheap, insomma, non era al massimo delle aspettative, nel senso che magari avrebbe funzionato per un po' e forse dopo, no, vabbè, alla fine gliel'ho portato indietro, anche perché comunque gli avevo messo una SD card e non la leggeva. Ho provato a formattarla, ma niente da fare, la stessa SD l'ho poi messa su questa che ho cambiato con, no? Con questa Prido, e gli ho messo la stessa SD e comunque non la legge neanche quella, però questa qui è di migliore qualità, una lente migliore e si vede allora meglio, la risoluzione è la stessa però la lente è migliore, e quindi niente, ho portato indietro l'altra e ho preso questa Peace and Love, e quindi così adesso ho telecamera che la posso spostare per fare gli interni, no? E porta telefono a Paperetta e un altro portatelefono che non si sa mai, che se magari mi stanco di quello uso questo qua, e poi ho anche questa qui che però, come abbiamo detto, ha la dashcam che va bene lo stesso da tenere sempre in attivo qualora mai succedesse qualche whatever, e niente, una tragedia che è successa, ho messo una di queste menate della Halloween, no, insomma, una di quelle plastichette collanti gommose, no, e l'ho attaccata qua, ecco, e così mi ha lasciato questo segno barabbato, ho cercato di toglierlo con un togliadesivo, una colla togliadesivi, e non sono, l'ho già, si è già diminuito, però porca miseria, è rimasta questa cosa qua, vabbè, pazienza. Non dormire di notte. Ecco, questa qua ha il filo che corre giù, tutto giù, 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 e si attacca qui come USB. Ci sarebbe anche l'accendisigari, però io lo lascio come USB, no? E guarda quanti metri che ci sono. Cazzo, saranno almeno un 4-5 metri. 5 metri ci saranno, magari 4, forse 3. Ma io penso 5. In ogni caso c'è parecchio filo, nel senso che se la voglio anche attaccare di dietro la posso anche attaccare di dietro.
La radio non la uso perché no, gli potrei mettere la USB, però mamma mia che roba con queste casse, mi danno proprio, hai capito? Allora non le attacco queste casse qua. Sono no, cazzo, la Tarmot. A proposito della Tarmot. Allora, non so se vi avevo già commentato, questo qua sarebbe il pulsantino del gas dell'LPG, con tutti quei puntini bianchi che quando si riempie diventano tutti verdi, quando è vuoto in riserva diventa rosso. Però che cosa succede? Che nel diminuire, quando me l'hanno montato alla Tarmot, nel diminuire non scendevano i puntini, cioè rimaneva o tutto verde e poi rosso definitivo. Invece adesso che ho cambiato la tanica, il tipo me l'ha cambiata senza essere della Tarmot, quindi le watts le vede anche lui una volta ogni quando vede la mia. Tac tac, 20 minuti me l'ha sistemato, cambiandomi la tanica, in un attimo mi ha sistemato anche questo. Ma ci voleva così tanto? No, dico, la Tarmot progetti sulle watts di qua, di là, e dopo, ah, oh, noi ne abbiamo già fatti di lavori, del gas, e poi per una minchiatina del genere io dovevo tornare a farmi di nuovo 500 km. Dai, ma dai! Cioè, veramente proprio, anche poi se ne approfittano anche, devi comprare qualche cosa, se ne approfittano un po' troppo. E allora tornando all'approfittamento, no? Cioè, guarda che casse, quelle della 126 mi ha montato. Io non ho detto niente, no? Sono stato bravo, vabbè, magari funzionano bene. Sul momento mi sembrava anche quasi che andasse a motore spento, ma quando poi ho acceso il motore, vabbè, oramai è andata, è passato oramai quasi un anno. E quindi che devi fare? Me le tengo così, no? Picio io. Quando c'è qualche cosa che non va, no? Come in questo caso, è inutile prendersela con chi te l'ha montato, te la devi prendere con te stesso che sul momento non gli hai detto quello che gli dovevi dire. Soprattutto quello della radio, delle due casse. Io dico magari quello della, come si chiama? Quello del gas non lo puoi sapere fino a quando non ti incontri nella posizione. Infatti, quando poi l'ho trovato, mi hanno detto: ah, vieni, vieni, tanto te lo sistemiamo. Sì, devo farmi 500 km e andare su e sistemarlo. Vado qua dal primo coso, come ho fatto, me l'hanno sistemato senza problema. No, buchi, ma fa la pipì in giro, è un gatto. Hai capito? Quanto calienta il sol aquí en la playa. Siento tu cuerpo vibrar. Mrs. Boogie. E quindi uno se la deve prendere con se stesso per non essere stato capace di dirglielo subito. Ma vaffanculo, ma mettimi due casse normali. No, guarda che mezzo che è e mi metti due casse così. No, me la devo prendere con me stesso. Me la prendo con me stesso.